Era un abilissimo programmatore Fiorenzo, inizio stagione 1954, tanti giornalisti alla vigilia della Milano-Sanremo chiesero a Magni, che nel frattempo era passato alla squadra Nivea, cosa farai domani alla Sanremo? E lui rispose: alla Sanremo non farò niente, ma aspettatemi al Giro di Toscana, che sarebbe stato un mese dopo. Ebbene, alla vigilia del Giro di Toscana lui disse ai giornalisti: domani venite alle Cascine, io sarò lì. Attaccò nella discesa del San Baronto e, come avete visto, in volata senza alcuna storia contro Barducci e Fornara riuscì ad imporsi proprio in questa classica. Il Giro di Toscana allora era una corsa celebre, misurava più di 250 chilometri, c'era il meglio del ciclismo mondiale, così come c'era il meglio in tutte le altre classiche. Alcune di queste vinte proprio da Fiorenzo, come il Giro del Lazio, il Giro di Romagna e il Giro del Piemonte.